con Andrea Martina c'è Cristiano Andreani, il bardo della family. Ciao caro, benvenuto. Ciao ragazzi, buonasera. Le solite storie del mercoledì che a noi ci piacciono tanto. Questa sera aquile randagie e altre sciocchezze. Eccoci qua. Allora, non ho mai nascosto di far parte di un movimento mondiale bellissimo che è quello degli scout, e questa sera vengo, senza volere rubare il mestiere a gente più esperta di me, a parlarvi di cinema. Perché ieri sera sono stato al cinema a vedere una chicca, come si direbbe insomma in gergo. E una chicca perché? Perché è un film che parla delle aquile randagie. E l'Aquila Randagia è un pezzo di storia italiana che si è perso, come purtroppo si perdono tanti pezzi, ma perché semplicemente, sapete, insomma, che se si smette di raccontare, poi si smette di ricordare, e quindi certo, non puoi trasmettere ad altri. Ma per noi scout invece la storia delle aquile randagie è importante, ma è una di quelle cose che si è sempre raccontato intorno a un fuoco, proprio nell'immaginario scout, no? E il fatto invece che un gruppo di ragazzi con Gianni Aureli, che è un giovane regista romano, anche lui scout, siano riusciti tramite un crowdfunding a fare un film sulle aquile randagie invece è una cosa molto importante. Perché? Perché innanzitutto hanno portato gli scout al cinema, e nonostante il film sia un film pieno di limiti, perché è evidentemente un film con un budget molto basso, dove le risorse sono limitate, però un po' nella modalità degli scout si vede che si è fatto del proprio meglio. E quindi si perdonano un sacco di cose che da un film normale mainstream non faresti passare. Ma la cosa importante qual è? Tornando al motivo per cui è stato fatto questo film. Dovete sapere che durante il ventennio, ne abbiamo parlato anche quando vi raccontai di Baden Powell, del fondatore degli scout, durante il ventennio fascista, stranamente, il Duce non volle che ci fossero conformazioni, raggruppamenti diverse a livello giovanile, che non fossero quelle stabilite dal regime, dal fascio, certo, no? Certo. E quindi a un certo punto venne emanato un decreto in cui si diceva che tutte le associazioni dovevano essere chiuse, sedute a stante. Ok. Considerate che quando uscì questo decreto già diversi scout avevano preso parecchie bastonate per il semplice motivo di avere questa abitudine di radunarsi e raccontare di cose più legate alla pace e di aiuto al prossimo. E da questo momento in poi sia l'associazione cattolica, l'ASCI all'epoca, sia l'associazione laica del GEI dovettero fare i conti con questo diktat. Sapete che i fascisti su queste cose non scherzavano. E quindi ASCI chiuse i battenti, quindi mandò segnale a tutte le sezioni scout in giro per l'Italia di interrompere le attività, questo per l'incolumità sia dei ragazzi grandi, degli educatori, sia dei giovani, degli esploratori, dei giovani. E invece il GEI decise di non chiudere, ma semplicemente di scomparire. Ma che cosa succede? Succede che le Aquile Randagie sono un gruppo di Milano, e che decidono di non aderire a questo diktat e continuano a vedersi di nascosto, quindi un piccolo reparto, come si chiama in gergo, quindi 3-4 ragazzi più grandi, ma stiamo parlando di ragazzi di 20 anni, con un gruppo di ragazzini, quindi 14-15 anni e cose del genere. Decidono di continuarsi a vedere in clandestinità, inizialmente semplicemente per continuare a fare le attività. Da Milano vanno verso la Val Codera, okay, che è un posto abbastanza isolato sulle Alpi, per continuare a fare i loro campi senza avere il fastidio dei fascisti intorno. Ma a un certo punto il gioco si fa duro, e in questo gioco duro loro decidono di mettere in atto quello che sanno fare bene, cioè camminare nei sentieri, e cominciano a portare tutte le persone che come loro rischiavano grosso, quindi gli ebrei, chi politicamente aveva posizioni diverse, gli omosessuali eccetera eccetera, di portarli via verso la Svizzera attraverso i sentieri, quindi usare la loro capacità di scout, di esploratori, per portare la gente fuori dai guai, rischiando la vita. Certo. E questa è una storia bellissima, molto romantica, molto vera. Alcuni di loro ci lasciarono le penne, e molti di loro poi dovettero partire comunque per la guerra, perché sapete che la diserzione era punita comunque con la morte. Però il fatto che oggi Le Aquile Randagie, che è un film veramente artigianale, sia andato a insidiare il film di Tarantino nel box office, questa è una notizia importante, perché vuol dire che la storia è stata raccontata a tante persone. E a Pesaro c'erano le Aquile Azzurre, che era un gruppo che fa parte dell'associazione di cui io ancora oggi sono componente, che come i ragazzi delle Aquile Randagie in questo ventennio di blackout continuarono di nascosto a tenere i contatti tra tutte le associazioni scout delle Marche, dell'Emilia Romagna, affinché
come staffette, insieme alle staffette partigiane, più conosciute, certo, si passassero messaggi, documenti, eccetera, eccetera. Quindi un ruolo importante e molto pericoloso. Allora, sapere che anche questa storia è tornata a galla ed è una storia positiva, che rompe anche lo stereotipo che oggi qualcuno cerca ancora di voler portare, che chi faceva resistenza fosse un comunista, mm-hmm, ok? Mm-hmm. Qui si faceva resistenza perché si decideva di stare nel giusto invece che nello sbagliato. Il fatto che un'associazione cattolica come ASCI abbia aderito a un movimento clandestino sostenuto tra l'altro da diversi vescovi e prelati di alto livello per fare attività per salvare le vite, direi che è una bellissima storia. Cavoli, da raccontare. Molto molto bella, sì, e a maggior ragione se un film del genere è stato realizzato con il crowdfunding. Sì. Esatto, cioè loro hanno messo, esatto, in piazza un'idea e hanno raccolto il denaro per poter realizzare un film. E questo, come hai detto, secondo me giustamente all'inizio, toglie tutte a priori tutte quelle che potevano essere magari le critiche. Io il film non l'ho visto, ma mi fido di quello, certo, che hai detto tu, a, diciamo, alla fattura che magari in certi momenti, come raccontavi, potrebbe essere, diciamo, non proprio quella di un film mainstream, esatto. Però, diciamo, in questo caso conta più il messaggio del contenitore. Esatto. Perché di storie belle ne abbiamo un gran bisogno, direi, no? Questo direi. Io lo dico bella spesso, storia. Insomma. Aquile Randagie, quindi, al cinema, è ancora al cinema, sì, anche ancora per giorni. Poco, ma scommetto, insomma, che uscirà anche in altre forme, visto che ha avuto questo giusto successo. Beh, sì, bene, sicuramente. Adesso passiamo a un argomento che abbiamo già trattato ed è Milton Glaser, ne abbiamo parlato giusto la settimana scorsa. Scorsa settimana, sì. È un signor grafico, quello del logo I Love Nye, esatto, del poster, sì, di Bob Dylan. Un signore che oggi ha 90 anni e che ancora è il king incontrastato del graphic design americano e non solo. L'altra volta abbiamo parlato della prima cosa che ha imparato. Lui ha fatto questo decalogo, no? Vi ricordate che lui dice: vi racconto 10 cose che ho imparato nel, sì, mio lavoro. Sì, la, sì, prima ce è... Ce n'avevi detta una, esatto, tra l'altro. Lavora solo con le persone che ti piacciono. Mm-hmm. Quella di questa sera è: se puoi scegliere, scegli di non avere un'occupazione. Mm. Una notte, dice Glaser, ero seduto nella mia macchina fuori dalla Columbia University, dove mia moglie Shirley studiava antropologia. Mentre aspettavo, ascoltavo la radio e sentivo un intervistatore chiedere: ora che hai 75 anni, hai dei consigli da dare agli ascoltatori che si preparano ad entrare nella vecchiaia? Una voce irritata rispose: ma perché di questi tempi tutti mi fanno domande sulla vecchiaia? Riconobbi la voce, era quella di John Cage. Sono sicuro che molti di voi sanno chi fosse il compositore filosofo che influenzò persone come Jasper Johns e Merce Cunningham e il mondo della musica in generale. Io so come prepararmi alla vecchiaia. Non devo trovarmi un'occupazione, perché se ti trovi un'occupazione, un giorno qualcuno ti porterà via il tuo lavoro e tu sarai impreparato alla vecchiaia. Per me è sempre stato così da quando avevo 12 anni. Mi sveglio al mattino, mi chiedo cosa dovrò fare per guadagnarmi da vivere quel giorno, lo faccio e ancora oggi che ho 75 anni mi alzo e mi chiedo cosa fare per guadagnarmi da vivere. Quindi sono molto preparato alla vecchiaia. Wow, bellissimo. Milton Glaser, ragazzi. C'è poco da dire. No, ma assolutamente, chiarissimo. No? Queste chiarissimo. Si prendono, si assorbono piano piano, sì. E domani mattina quando entrate, o domani sera quando entrate nel vostro posto di lavoro, considerate di vedere questa storia, sì, da un'altra angolazione. Molto interessante. No, ve lo ripeto, cioè, questa filosofia poi nei suoi lavori è evidente, cioè, certo, ce la ritrovi. Ed è anche bello che un signore che da noi 90 anni sarebbe un anziano dimenticato in qualche ospizio polveroso, invece ancora sganci queste bombe così con una leggiadria, sì, veramente sua, da maestro. Ci fai una promessa? Questa era la seconda, ci mancano le altre 8 nelle prossime, sì, puntate. Piano piano ci arriviamo. Siamo impazienti. Come vi ho già detto, questo è come l'antibiotico, un po' alla volta, perché sennò si strippa. Che è un termine tecnico, certo. Strippare, strippare. Cioè uscire di testa, più o meno. È più di un trip. È più di quando un trip. Aggiungi la S, è più di un trip. Dobbiamo chiudere lo spazio di Cristiano Andreani, il bardo della Family, questa sera con le sue storie incredibili, dedicato ad Aquile Randagie e altre sciocchezze. Questo pezzo si chiama Un pessimo lunedì. Mi rendo conto che c'è una costante nei racconti di quest'ultimo periodo, ma ci sarà un perché. Il sentore ce l'hai appena sveglio. Qualcosa ti dice che dovresti restare a letto. È un attimo, come un lampo. Allora ti stendi, aspetti, perché non vuoi fidarti del tuo istinto. Attendi con vanità e arroganza un nuovo segnale.
ti distrai in vaghe amenità, sei solo in casa e tutto è stranamente armonico. Come una trappola Viet Cong, per capirci, 2 secondi prima di scattare. Eppure quel sentore strano che avevi avuto prima è scomparso, forse. Se vuoi capire, capisci, se no, che istinto è? Poi ti distrai nel lavoro, lavorare da casa è un lusso. Esci alle 12.45, dovendo andare per commissioni e poi a prendere i pargoli a scuola, è ora. Ma eccolo di nuovo, quel sentore, qualcosa di profondamente sbagliato. Ti fermi guardingo sull'uscio, come se il rischio ti attendesse in agguato dietro l'angolo, come un tug con un coltello ricurvo uscito da un libro di Salgari. Prendi il marciapiede guardandoti a destra e a sinistra, il sentore si è addensato, eppure non trovi nessun segnale tangibile che ci sia qualcosa che non va. Raggiungi il luogo in cui la lasciasti la sera prima. C'è una tensione che sta crescendo negli studi, io non so voi, ma... Ti rendi conto che la tua non è dove dovrebbe essere. Oddio. Ti illudi ancora. No. Nella tua mente si accende un tabellone stile game show. Un faro che fende la nebbia, un abbagliante che ti acceca nella sua evidenza. Lei non c'è. Non c'è. Il tuo Gerry Scotti personale se ne esce e ti prospetta 3 possibilità. Sei rincoglionito, non ti ricordi dove l'hai messa davvero, quindi probabilmente da un'altra parte. Sei uno sfigato, te l'hanno rubata. Sei un patacca, te l'hanno portata via perché stamattina c'è il mercato rionale. No! Ampiamente annunciato, peraltro. Mercato rionale. Quasi quasi, preferiresti sperare nelle prime due. Meglio rincoglionito, meglio sfigato piuttosto. La sfiga ha quel che è di superiore, di non controllabile, è vero, in fondo è un alibi, è tuo malgrado, certo. Ma già lo sai, fatalmente la risposta è la 3. Te lo ricordano le tende colorate e strapiene del mercato, l'allegro vociare delle comari e il pakistano che vende 3 paia di calzetti puro cotone a 2,50 euro. Sul posto in cui ormai è certo, ieri sera c'era lei, la tua auto. No, perfetto. Sei un patacca. Appiedato, tra l'altro. Tra l'altro, sì. 148 euroni di multa per la rimozione del mezzo. No. La pioggia che prenderai per andare a piedi, perché tu sai che pioverà, ovviamente, te lo ricorderanno per tutto il giorno. Nel cuore del maschio, perdere la propria auto è come per un pelle rossa perdere il suo cavallo. Onta e vituperio, allontanamento dalla tribù, vergogna per sempre. Prendi la bici, dopo 38 telefonate scopri che la rimessa in cui l'hanno rimorchiata ovviamente è fuori città, poteva essere diversamente. No, certo. Parti, comincia a piovere. Questione di punizioni divine, suppongo. Sì, sì. Pedali con l'amaro in bocca, la strada è tutta in falso piano, contro di te ovviamente. Certo. Ma in fondo poteva andare peggio, ti dici. Arrivi bagnato, sudato, la rimessa è lì. Una mano al borsellino e una sul manubrio della bici. Non sei un patacca per caso. Lo recita anche il cartello davanti al cancello della rimessa. Cioè? La rimessa è chiusa per pranzo. No, no. Fantastico. Ovviamente questa me l'ha raccontata un amico. Ah beh, certo, siamo sicuri di questo, siamo sicuri. È così, ragazzi. Un pessimo lunedì. Che meraviglia. No, che meraviglia, insomma, dipende. Dipende. Cristiano Andreani. Evviva.